Nonostante il periodo estivo sia alle porte, il bel tempo non si è ancora deciso ad arrivare in pianta stabile e cieli minacciosi hanno turbato le nostre giornate. Così non è per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, che tra sorprese e delusioni non mancano di entusiasmare. Andiamo quindi a vedere quali sono stati i migliori giochi di quest'uggioso maggio. Al numero 5, Shakedown Hawaii. Da V-Blank Entertainment, autori del divertente Retro City Rampage, arriva Shakedown Hawaii, titolo che, come il precedente, si rifà al primo capitolo di GTA. Qui non avremo più citazioni provenienti da Ritorno al Futuro, ma impersoneremo un anziano CEO di un'azienda sull'orlo del fallimento a causa della saturazione del mercato tecnologico. Starà al figlio cercare di salvare la compagnia, usando soprattutto mezzi illeciti. Il titolo comincia per art style ispirato alla grafica 16-bit e per la modalità campagna, colma di umorismo becero e violenza a mai finire. Divertono anche le sfide e il free roaming, dove saremo liberi di seminare morte e distruzione a ogni angolo. Shakedown Hawaii è un titolo da non sottovalutare che potrebbe regalare ore di divertimento sfrenato e sboccato come d'attitudine. Al numero 4, Dauntless. Un cataclisma ha distrutto il mondo, liberando dei mostri famelici chiamati Behemoth, capaci di decimare la popolazione. Toccherà ai cacciatori porre fine a questa battaglia. Questo è l'Incipe di Dauntless, action RPG free to play disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Il titolo si ispira a Monster Hunter, arrivando quasi a sfiorarne il plagio, ma rispetto al titolo Capcom, l'opera prima di Phoenix Labs si distingue per uno stile personale che ben si sposa al mondo di gioco. Affrontare i Behemoth è una sfida molto ardua e la collaborazione con i nostri compagni di caccia risulterà importante, se non fondamentale. Dauntless è un titolo da non sottovalutare vista la sua natura free to play, essendo ben bilanciato anche delle microtransazioni. Inoltre, essendo cross-platform, al momento solamente tra PC e Xbox One, può regalare ore di divertimento sia in singolo che in compagnia, soprattutto a chi cerca un'alternativa gratuita a Monster Hunter. Al terzo posto, Rage 2. In un mondo selvaggio dominato dall'autorità, fazione senza freni inibitori capace di sterminare l'unico bagliore di resistenza rimasto, starà a noi riuscire a ricostruire tutto da zero, creando alleanze potenti atte a vendicare la nostra fazione. Su questa base poggia Rage 2, seguito dell'FPS di ID Software, uscito ben 8 anni fa, che questa volta si avvale della collaborazione di Avalanche Studios e di Bethesda. Il titolo fa sfoggio di un'estetica a metà tra Mad Max e Dune, racchiudendo un lore interessante e ben illustrato nelle differenze tra le varie fazioni. Convince anche il gameplay, dove tutta l'esperienza della software house fondata da Carmack e Romero viene fuori con un feeling davvero invidiabile. Purtroppo il titolo incespica in due fattori fondamentali, come la struttura dell'open world, molto vasto, anche se molto vuoto, e le campagne principali della durata di solo 8 ore, davvero breve per un titolo di questa caratura. Nonostante tutto, Rage 2 sfoggia un carisma e una struttura di tutto rispetto, sperando che i prossimi DLC in arrivo riescano a tirare fuori un potenziale non interamente espresso. E al secondo posto, Assetto Corsa Competizione. Dopo aver sorpreso e sbalordito gli appassionati delle simulazioni di guida, l'italiana Cuno Simulazioni torna alla ribalta con Assetto Corsa Competizione. Messo da parte il format generalista del precedente capitolo, il team con sede a Formello ha deciso di puntare tutto su Black Pain GT 2019 e su una maggiore importanza alla simulazione dura e pura grazie anche al supporto della Real Engine 4, capace di risaltare ancora di più il motore fisico usato in passato. Non vi sono solamente migliorie tecniche, ma anche nel gameplay, visto che è stato migliorato il supporto ai joypad, permettendo così di essere goduto anche a chi non è avvezzo alle simulazioni e chi non è in possesso di volante e pedaliera. Cuno Simulazioni ha intrapreso la più difficile delle strade, essendo Assetto Corsa Competizione un titolo più specialistico e meno indicato al pubblico generalista, riuscendo comunque a offrire una simulazione automobilistica meritevole di essere nominata regina del genere. E al numero 1, A Plague Tale Innocence. Francia, 1348. La guerra dei cent'anni è alle prime fasi, mentre i ratti portatori della peste nera stanno decimando gran parte della popolazione europea. In tutto questo, Amicia e Hugo de Rune, giovani ereditieri di una ricca famiglia, vedranno le proprie vite assumere una svolta pericolosa a causa dell'Inquisizione cattolica alla ricerca del giovane pargolo. Così ha inizio Plague Tale Innocence, action adventure in terza persona che segnala anche l'entrata diretta nel mondo videoludico di Asobo Studio. Il titolo si ispira fortemente ai due capisaldi del genere come The Last of Us e soprattutto Brother A Tale of Two Sons, visto il rapporto tra i due giovani protagonisti.
Controlleremo principalmente Amicia, che dedicherà la sua vita a proteggere il fratellino dai pericoli di una delle ere più cupe della storia umana. Il titolo brilla per una narrazione di qualità che ben racconta lo sviluppo dei personaggi e la pericolosità dei cattivi, ma anche per un gameplay vario e completo, capace di passare da fasi puramente stealth a sezioni puzzle solving, in quest'ultime uno dei punti di forza del titolo d'Oltralpe. Nonostante qualche lieve incertezza tecnica, A Plague Tale Innocence convince per la varietà di gameplay e per l'atmosfera lugubre che ben descrive i tempi cupi medievali, risultando una sorpresa ben gradita nel panorama videoludico attuale.